coerenza e competenze avevamo chiamato questo incontro. A queste due parole, che sono già state declinate da tutti gli interventi che abbiamo ascoltato, io ne voglio aggiungere una terza, anzi altre due, una terza e una quarta. La terza è vergogna. Vergogna non per un signore che cambia partito, anche perché a questo giochino della politica, da parte dello stesso soggetto, eravamo pienamente abituati. Io lo incontrai nel 95, che faceva parte del direttivo di Forza Italia, poi passò nel CCD, poi andò nel Movimento per Biceglie, poi di lì andò nel CDU, poi passò nell'UDC, poi nella Puglia prima di tutto, poi nella lista Monti, poi di nuovo segretario provinciale dell'UDC e adesso, dopo il gruppo Democratici e Popolari, passa nel PD, vuole passare nel PD. Siamo a 10, pensiamo che ne verranno presto altri 3, faremo 13 e diciamo avremo completato il totocalcio. Non fa, diciamo, notizia, né provoca, diciamo, scandalo a Biceglie, dove siamo abituati, diciamo, a vedere queste cose, che giustamente fuori da Biceglie dicono: ma è possibile? E noi oramai le tolleriamo perché ci siamo quasi assuefatti a questo modo di fare. Non provoca vergogna tutto questo. Che cosa induce invece un senso di vergogna? Il fatto che il protagonista di tutto questo balletto pensi che noi dobbiamo credere che non c'è stata una regia, un'organizzazione. Noi dobbiamo credere che c'è stata una spontanea e coerente, ovviamente, presa di coscienza, c'è stata una conversione di massa, ovviamente tutti, dai ventenni agli ottantenni, che vanno, perché hanno tutti un computer, il proprio ovviamente, perché non c'è stata nessuna regia, tutti che pagano con i propri soldi, tutti che mettono il loro numero di cellulare e la loro mail, tutti che sanno usare perfettamente il PC, in piena autonomia, in piena libertà, in piena coerenza e in piena spontaneità. Tutto avvenuto, diciamo, senza pacchetti di tessere, senza leggi occulte, senza qualcuno che stava organizzando l'assalto ad un partito. Vergogna sull'idea che noi dobbiamo credere a versioni che cambiano ogni giorno. Perché un giorno ci dice: no, tutto sto baccano che stanno a fare i giornali per coprire la svendita della casa di Divina Provvidenza. Poi il giorno dopo, perché c'è un asse tra Cafagna e Boccia, io Cafagna non so neanche chi è, Boccia lo so perché è di Biceglie, qui io sono andato a scuola con fratello, e Minervino, sta qua Silvestris. Usare questo argomento per menare benzina su questo fuoco e per cercare di distogliere dalla vicenda delle tessere dimostra quanto a cuore il nostro sindaco uscente abbia i problemi dei lavoratori della casa della Divina Provvidenza. Se parla di solo per deviare rispetto al problema delle tessere. Poi, se c'è questa regia, è curioso, perché questa regia sarebbe servita, questo asse Boccia Silvestri, cioè, per far sì che Pinuccio di Striscia la Notizia, Gramellini, Il Fatto Quotidiano, quello ci siamo scordati di mettere nella slide, Il Fatto Quotidiano, ovviamente Telenorba, la Rai, i giornali, la Huffington Post, cioè, il Corriere della Sera, cioè, parlano di questo fatto. Cioè, se io fossi capace, credetemi, di suggerire a tutte queste testate giornalistiche, no, di parlare di un fatto che evidentemente, come dice lui, non esiste, io mi sentirei veramente onorato, perché vuol dire che sarei, cioè, uno degli uffici stampa più potenti del mondo, purtroppo, o d'Italia, purtroppo per me non è così, ma se non è così, evidentemente non c'è un asse o una regia che vuole sviare da un problema e quindi fa parlare l'Huffington Post, Pinuccio e Gramellini per sviare dalla casa della Provvidenza. C'è semplicemente un'operazione così immonda da meritare un'attenzione da parte di tutti questi organi di informazione.